hashtag Noi Amiamo gli Animali. Tra le tante razze di cani, il Border Collie è sicuramente una delle più intelligenti, talentuose e instancabili. In questo nuovo video pensato per voi da noi di Amore a Quattro Zampe, scopriremo insieme tutto quello che c'è da sapere sul Border Collie. Il nome Border Collie deriva dalle sue origini. Questo cane, infatti, è originario della Scozia ed è stato poi diffuso proprio sul confine con l'Inghilterra. Ma non solo. Collie deriva infatti dallo scozzese e indica i cani usati per pascolare le pecore, e questa è proprio una delle sue principali doti. Tra gli altri lavori tipici di questa razza vi è la ricerca di persone scomparse e lo scacciatore di oche. Non solo un grande lavoratore, ma anche un ottimo animale domestico, o almeno così la pensano alcuni. Il carattere molto particolare di questa razza, infatti, può renderlo tra i più amati o più difficili da gestire. Questa razza, infatti, presenta esemplari decisamente attivi e che richiedono molta attività fisica e svago per non annoiarsi. Ma vi sono anche cuccioli che amano stare a fare le coccole col loro umano sul divano. D'altronde stiamo parlando di una delle razze più facili da addestrare. Basta solo un po' di costanza nella cura del nostro rapporto con lui. La socializzazione per il nostro cucciolo di Border Collie è importante sia con gli umani sia con i suoi simili. Ma per far sì che vadano d'accordo sotto lo stesso tetto è necessario, oltre all'addestramento, saper quali sono le razze adatte. È importante infatti che sia un cane attivo e con le stesse energie del nostro cucciolo Border Collie, così che possano giocare insieme. Le razze perfette dunque sono il pastore australiano, molto simile sia nell'aspetto sia nelle sue caratteristiche, l'Australian Cottle Dog e il cane da pastore belga. Una volta capite le caratteristiche del nostro cucciolo, è necessario sapere anche che il suo pelo necessita di cure specifiche. Il manto del Border Collie, infatti, può essere liscio o riccio, ma in ogni caso è composto da un doppio strato che lo tiene al sicuro dalle intemperie. Questo cane, quindi, ha bisogno di spazzolate settimanali per prevenire la formazione di nodi e, nei periodi di muta, per prevenire la perdita del pelo in giro per casa. Quando lo stiamo spazzolando, ricordiamoci anche di controllare bene la pelle, cercando eventuali arrossamenti o infiammazioni. Infine, ecco qui una piccola chicca. La regina Vittoria d'Inghilterra amava talmente tanto questa razza da diventare nel 1860 un'allevatrice. C'è ancora tanto da scoprire sul Border Collie. Per tutte le altre informazioni, clicca sul link della razza di cane corrispondente. Se vuoi scoprire maggiori approfondimenti sull'alimentazione, la cura del pelo e tutte le altre curiosità sul Border Collie, clicca sui link in basso. Ciao ciao!